sorrisi, foto, abbracci e uova pasquali. La visita dei due attaccanti del Frosinone, Daniel Ciofani e Federico Dionisi, al reparto pediatria del Fabrizio Spaziani ha regalato momenti di gioia ai piccoli degenti dell'ospedale, che hanno dimostrato di gradire molto la visita dei calciatori. Sono ormai diversi anni che avviene questa tradizione, noi la conserviamo perché è una cosa positiva. Molti bambini ricoverati ormai seguono il Frosinone Calcio, che è una realtà nazionale ormai consolidata. Per quanto riguarda poi il periodo pasquale, è sempre piacevole e bello donare un sorriso ai bambini ricoverati nel nostro reparto. Noi ringraziamo la società del Frosinone che ogni anno pensa ai bambini ricoverati. La banca non è nuova a questa iniziativa. Per informare, noi abbiamo portato le uova a tutti i reparti di pediatria dell'ospedale della ASL di Frosinone. Domani finiremo con Alatri. Questa è una tradizione che la banca fa da diversi anni. Il piacere di allietare in questi giorni le famiglie e i bambini credo che sia una cosa che da parte di una banca del territorio vada fatta. Daniel successivamente si è spostato alla cooperativa Azzurra, che si occupa di assistenza ai disabili, donando le uova di Pasqua agli ospiti del centro. Sono stati, anche in questo caso, momenti davvero significativi ed emozionanti. Frosinone Calcio e la Banca Popolare del Frosinate ci sono stati sempre vicino e questo è un momento particolarmente toccante per i ragazzi, ma per tutta la struttura, perché la cosa più brutta è quella di sentirsi isolati. Obiettivamente dobbiamo dire che non si verifica, anzi molta gente, soprattutto privati, ci sono vicini e questo ci fa estremamente piacere. Ringraziamo la Banca Popolare del Frosinone, avete visto i ragazzi erano al settimo cielo per aver avuto qui Daniel Ciofani, al quale ho tirato un po' le orecchie, però nel complesso non ci possiamo lamentare. Su cosa ha tirato le orecchie a Ciofani? Perché doveva segnare di più, ecco, l'ultima partita. Mi è rimasta sullo stomaco, a dire la verità. Bellissimo, perché credo che è un gesto veramente splendido nei confronti dei ragazzi che ieri, quando l'abbiamo detto, non stavano nella pelle e dovevate arrivare al momento in cui lui è arrivato, perché Davide gli è saltato praticamente addosso. Sì, è una bellissima cosa, veramente.